Buongiorno a tutti, sono Iana 94, questo è il mio canale e oggi abbiamo un video per la sezione dedicata ai misteri, enigmi e serial killer. In occasione del Pride Month, ammetto che non sapevo esattamente cosa parlare perché questo è un argomento già delicato di suo, se poi ne parliamo a tema Pride diventa ancora più delicato. E avevo in mente un caso. E in effetti poteva rientrarci, ci rientrava un po' per le pinze, ma ci rientrava. Poi mi è tornato in mente quest'altro caso, diciamo più recente, e soprattutto che ebbe un'ampia risonanza ai tempi per un motivo che probabilmente ca capirete adesso. Allora, per questo caso io mi baserò su due testi. Allora, c'era una volta Hollywood Criminale di Diego Giuliani e Sabrina Ramacci e l'immancabile Hollywood Babilonia. Sono questi i momenti in cui io rimpiango di aver, diciamo, sprecato il caso di Ramon Navarro in occasione di Halloween, quando andava meglio in una sezione come questa. Ma questo è un caso che per certi versi è simile. Come simile, più o meno, è la vita della persona di cui parleremo oggi. Sono molte similitudini tra questa persona e Ramon Navarro e i rispettivi partner. E ora andiamo alla misteriosa morte di Salvatore Mineo, detto Sal. 12 febbraio 1976. A West Hollywood, che è un quartiere residenziale di un certo livello, si odono delle urla verso le 9 di sera. Un uomo urla: "Help me! God no! Save me!" Chiunque sia, sul momento non si sa, però i residenti chiamano la polizia e subito chi può si precipita. L'uomo che trovano ormai morto è un volto noto, non tanto per i più giovani, ma diciamo per quelli di una certa età, perché a suo tempo è stato un attore famosissimo, poi è finito nel dimenticatoio, ma sta lentamente tornando in auge. Si tratta dell'attore italo-americano Salvatore Mineo, noto come Sal. Ma com'è possibile che un attore, diciamo da poco riciclato come attore teatrale di buon successo, tra l'altro, sia finito ucciso in un vicolo? E le domande sono tante, la polizia comincia a farsene i propri motivi. Tanto per cominciare, viene accertato quasi subito che ad uccidere l'attore è stato un colpo di pugnale, uno solo, dritto al cuore. Probabilmente l'assalitore, vedendo, diciamo, Mineo crollare a terra, si è spaventato ed è fuggito. Probabilmente era un tentativo di rapina, sì, si pensa. Sebbene il portafoglio non sia stato toccato, probabilmente il ladro ha provato a minacciare Mineo, questo a fargli resistenza, è stato colpito e il ladro, vedendolo cadere a terra morto, si è spaventato ed è fuggito, senza pensare alla refurtiva. Questa è un'ipotesi e quando si cerca di fare dell'identikit è, diciamo, complicato. Alcuni parlano di un giovane biondo, altri dicono che l'assassino è sicuramente un italiano, un messicano, qualcuno lo descrive alto, qualcuno lo descrive basso, insomma non si riesce a capire bene chi fosse, anche perché diciamo sono le 9 di sera, è buio, si vede a malapena e non era presente nessun'altra persona, nessun testimone oculare dei fatti. Sì, scartata l'ipotesi della rapina, si pensa alla droga. Infatti Salmineo negli anni aveva fatto uso di cocaina e sembra anche LSD e vari allucinogeni. Quindi si pensa che forse un conto con degli spacciatori, probabilmente non aveva i soldi per pagare uno spacciatore, probabilmente aveva chiesto troppi favori diciamo, a qualche patron, questo si è incazzato e quindi ha mandato un suo uomo ad ucciderlo, con l'idea di spaventarlo, ma poi l'uomo è ceduto e quindi Mino è morto. Qualcuno pensa che Mineo, addirittura inizialmente consumatore, sia diventato spacciatore per sostenere il suo stile di vita, ma questa ipotesi crolla perché Salmineo all'epoca aveva un appartamento che aveva un affitto molto basso e a malapena 8.000 dollari in banca, quindi se anche spacciasse di certo i soldi non li depositava in banca. Vero che ci sono delle punture sulle sue braccia, quindi qualcuno pensa sia passato all'eroina,
interviene una persona che dice che non è passata all'eroina e quelle non sono punture derivate dall'uso di eroina. Michael Mason, il compagno di Mineo, come tutta Hollywood sa e finge di non sapere, rivela infatti che negli ultimi anni il suo partner si faceva spesso delle punture di testosterone per sollecitare i suoi appetiti sessuali. Quindi la polizia, dopo aver appurato che Salvatore Mineo è omosessuale, cosa che molti non sapevano, e aveva un compagno, si fa delle domande. Forse un ex? Forse non tanto qualcosa legato con la droga, ma legato a giri di prostituzione maschile, giri di cruising, locali gay, si comincia ad indagare in quella direzione. La risposta non è quella che si aspettavano. Molti, diciamo, ragazzi di vita e molti protettori sostengono di aver conosciuto Mineo, di averlo avuto come cliente, ma aggiungono che erano anni che non faceva certe cose. A suo tempo le ha fatte in maniera quasi frenetica, ma poi, diciamo, era venuto a patti con la propria omosessualità e aveva scelto di smetterla con le avventure di una notte. Inizialmente però era così che aveva dilapidato il suo patrimonio, ossia alcol, droghe e giri di prostituzione. In quegli anni si era dato una calmata e, diciamo, a passati 30 anni aveva messo la testa a partito. Ma quindi il caso per il momento viene archiviato. Ora è riaperto un anno dopo con una testimonianza molto importante, ma prima di tutto, chi è davvero Salmineo? E perché è morto a West Hollywood, ucciso da una persona che ha simulato o meno una rapina? E perché tutti hanno pensato a un giro di prostituzione o di droga? Beh, cominciamo dal principio, come sempre, e poi ritorniamo al caso in sé. Salvatore Mineo Jr. nasce il 10 dicembre 1939, ha appena 37 anni quando muore, ed è figlio di immigrati italiani. Lui no, lui è nato negli Stati Uniti, a New York, diciamo la città più italiana degli Stati Uniti all'epoca. Inizialmente, diciamo, segue quello che potrebbe sembrare un percorso già deciso per lui, ossia poca scuola, molta strada, rischia di finire al minorile, quando sua madre, per dargli una regolata e fare in modo che non frequenti più certi ambienti, lo iscrive a tradimento ad un corso di danza. Sal, cresciuto in un ambiente molto machista, molto, diciamo, duro, inizialmente se ne vergogna. Poi decide che comunque la situazione è quella che è e lui ci proverà. Ha ottimi risultati ed è da lì che comincia la sua carriera nel mondo teatrale di Broadway. Il suo primo lavoro è La rosa tatuata di Tennessee Williams, dove ottiene ottime recensioni, e da lì a Hollywood il passo è breve. Il film che lo consacra definitivamente come un grande attore è un altro. È un film manifesto, un film che ha cambiato una generazione, un film che ha lanciato tre grandi attori: Sal Mineo, l'italo-americano, l'ebrea di origini russe, Natalie Wood, e l'americano 100%, James Dean. Sì, è Gioventù bruciata, Rebel Without Cause in originale. Diciamo che il film è un successo e il ruolo di Plato, interpretato da Mineo, diventa leggendario, così come quello interpretato da James Dean. E i due diventano molto amici. Diventano più che amici, in verità. Salmina, infatti, si è reso conto che lui preferisce gli uomini. James Dean preferisce qualsiasi cosa, ma principalmente gli uomini, e cominciano una storia. Sarà una storia, diciamo, hollywoodiana e pre-Ice. Ossia, James Dean va praticamente con chiunque gli capita il tiro, si parla di Marlon Brando, si parla di Paul Newman, si parla di diversi suoi agenti, si parla dei, diciamo, uomini potenti, delle major, intreccia relazioni fittizie con attrici, fra cui la famosissima Pierangeli, che penserà per tutta la vita di essere stata il grande amore di Dean, quando in realtà era una trovata pubblicitaria. Siamo l'unica che capirà realmente che fra lei e Dean non ci può essere niente, perché a lui le donne non piacciono, e Elizabeth Taylor, che aveva diversi amici gay e quindi riesce, diciamo, a intuire le vere inclinazioni di James Dean, il quale nelle riviste viene spesso accorpato a Rock Hudson e Tab Hunter come
Il miglior scapolo del momento, il quale non ha trovato il tempo di dedicarsi ad un'unica donna. Sì, vengono fatti passare tutti e tre per scapoli incalliti, quando in realtà sono tutti e tre gay. Ma all'epoca non bisogna dirlo. Le major quindi spingono, diciamo, per relazioni con donne, foto con donne, specie con attrici molto giovani, di buone speranze, disposte, diciamo, a finire sulle copertine come fidanzata di o moglie di. Ma nel frattempo ci sono dei piccoli problemi. La relazione con Mineo si trascina piuttosto stancamente, anche perché negli ultimi tempi James Dean sviluppa un gusto per il sadomaso che non piace al compagno, che nonostante tutto è pur sempre un devoto italoamericano, cattolico. Infatti, Dean, come verrà rivelato poi in testi successivi, in, diciamo, rivelazioni nemmeno tanto scioccante alla fine, da rapporti di polizia, frequenta i club BDSM gay di Los Angeles e è un masochista noto, tant'è che spesso gli piace farsi spegnere addosso le sigarette. E se Mineo per un po' ci sta, poi lui decide che certe cose non le vuole fare. Va bene, tranquillo, James Dean va a fare quello che fa. E Mineo può fare quello che fa, insomma, è una relazione molto tranquilla, molto libera, che termina solamente con la morte di James Dean. Tra l'altro, sul set di Il Gigante c'era anche Salmineo, il quale temeva, forse l'ha già veduto, visto il tipo, che James Dean gli potesse mettere le corna con Rock Hudson, il quale però era, diciamo, sì, anche lui gay, ma di una virilità diversa, e che non riuscì mai ad andare d'accordo con James Dean. Comunque, torniamo a Salmineo, il quale fu ereditato da Paul Newman, con cui lui e James Dean hanno avuto un ménage à trois. All'epoca la Hollywood Gay era una consorteria, diciamo così, dove ci si conosceva tutti, prima o poi si finiva con qualcun altro, e chiunque avesse un legame stabile aveva comunque una relazione aperta. All'epoca era considerato normalissimo. Molti attori, diciamo, frequentavano i giri di prostituzione, frequentavano il porto per andare con i marinai, molti erano disposti a cedere, diciamo, ai produttori, ai registi più importanti, era considerato normalissimo, nessuno all'epoca se ne scandalizzava. L'importante era che non si sapesse, veniva messo nei contratti, ossia niente omosessualità, niente vita scandalosa, niente scandali. Esistevano dei fixer per queste cose, esistevano dei matrimoni di copertura, ma non si doveva sapere. E la morte di James Dean lascia Salmineo disperato, letteralmente. Anche perché Mineo sta crescendo, i ruoli dell'adolescente tormentato, comunque fragile, non vanno più bene per lui. Quindi i copioni cominciano a diradarsi. Ed è qui che lui precipita dell'alcol, delle droghe e della prostituzione. Tuttavia riesce a risollevarsi, cosa quasi impossibile e in cui tanti altri attori hanno fallito. Paradossalmente sarà un caso di cronaca nera a salvarlo. Sì. Nel 68, infatti, Salmineo legge, come tutti negli Stati Uniti, del caso Tate la Bianca e decide di seguirla assiduamente. Compra tutti i giornali che ne parlano, seguirà poi il processo. Perché è intenzionata a trarne una sceneggiatura. Dicono le voci che avesse contattato Polanski per chiedergli il permesso. Non si sa, comunque è un progetto a cui si dedicherà per anni e che in un certo modo lo salverà. Tra l'altro, per, diciamo, pagare le bollette, decide di tornare seriamente a fare l'attore, ma in ambito teatrale. E il suo primo ruolo sul palcoscenico è in Fortune and Man's Eyes, con cui ha un successo incredibile, cioè finito come attore di cinema, riemerge pubblicamente e con entusiasmo come attore teatrale. Nella produzione c'è anche un giovanissimo Don Johnson, all'epoca alle prime armi, che rimane meravigliosamente sorpreso da quello che veniva considerato un attore fallito, tant'è che comincia seriamente a pensare di tornare, diciamo, al cinema, ma come regista. Proprio per questo film sul caso Tate la Bianca. Nel frattempo, per poterselo permettere, Salmineo riduce il consumo di alcol, riduce il consumo di droghe e fa coppia fissa con Michael Mason. Ogni tanto, sì,
Frequenta anche lui qualche escort o qualche ragazzo di vita, ma non come prima. Diciamo, come si direbbe oggi, ha messo la testa a partito. Nel 76 fa parte della produzione teatrale di PS Your Cat is Dead. E la prima tappa è a San Francisco con un grande successo. Poi si sposta a Los Angeles perché si dovrà partire per una tournée. E anche lì c'è un grande successo. Quella sera, quella del 12 febbraio del 76, le prove erano andate bene, una cena era stata annullata e Salmina quindi aveva deciso di tornare a casa. Cosa sia accaduto in quei momenti non lo sa nessuno. Qualcuno pensa che abbia abbordato l'uomo che poi lo ha ucciso, diciamo per velocemente una. Siamo capiti? Che l'uomo però non ci sia stato, abbia rifiutato, abbia lottato, ne sia nata una colluttazione, quindi sarebbe un crimine d'odio. Secondo altri, invece, l'uomo inizialmente ha finto di starci, poi lo ha pugnalato ed è per questo che non ha portato via nulla. Quindi molti ipotizzano un crimine d'odio legato proprio all'omosessualità di Mineo, il quale tra l'altro nel 72 ha fatto pubblicamente coming out dichiarando di essere gay. E che una sua precedente relazione con una donna è stata tutta una farsa, e che anzi, pur di farsi scoprire da lei, da questa attrice che ignorava la verità, lui si è fatto trovare con un altro uomo e più chiaro di così era impossibile. Quindi, diciamo, non si capisce il motivo: rapina finita male, droga, diciamo appunto legata ai giri della prostituzione che ha lasciato, un ex, appunto una persona abbordata per strada. Che non si è voluta stare, non si sa. Finché nel 77, come ho già detto, si presenta una testimone. Si chiama Teresa Williams. È una storia piuttosto interessante da raccontare alla polizia di Los Angeles. Ossia, quella notte Teresa ha visto suo marito tornare più tardi del solito e Lionel Williams era in condizioni, diciamo, piuttosto emotive. Teresa inizialmente non gli ha detto niente, ha cercato di comportarsi tranquillamente e mentre guardavano la televisione è apparsa la notizia della morte di Salmineo e Lionel le ha detto una frase: ecco, qual è la checca che ho ucciso? Teresa inizialmente non ci ha pensato, ha pensato a una spacconata, ma ha continuato comunque nei giorni successivi a pensarci, perché quella frase le suonava strana, non sembrava, diciamo, una smargiassata così. Lionel Williams, infatti, ha una fedina penale lunghissima, fa ufficialmente il fattorino, ma è stato dentro per rapina, estorsione, furto d'auto, insomma, che se è arrivato all'omicidio a causa di una rapina finita male è un'ipotesi probabile. E Teresa a un certo punto le viene un dubbio che sia vero. La polizia arresta subito Lionel, ma c'è un problema. Tutti hanno descritto una persona bianca, qualcuno l'ha descritto italiano, qualcuno messicano, ma bianca. E qui c'è il problema. Lionel Williams è nero. Certo, la sua macchina può essere scambiata con quelle che i testimoni hanno detto di aver visto, ricordiamo, sono le 9 di sera in un quartiere dove c'è scarsa illuminazione, quindi è probabile. Ma comunque è difficile credere che un bianco possa sembrare un nero, o al contrario, che un nero possa passare per bianco. Ma cosa non torna? Però Lionel Williams ha una spiegazione, ossia, lui si è ingaggiato da una persona che non conosce per dare una lezione a Salmineo a proposito di un giro di droga. Lui potrebbe aver esagerato, si è spaventato ed è fuggito. Diciamo che non fa nomi, però è un'ipotesi che ci sta. Non sapeva nemmeno che quel tizio fosse un attore, gli hanno detto semplicemente vai lì, trova quel tizio, fagli paura. Questa è la prima versione. Nella seconda ammetterà che sapeva perfettamente chi era Salmineo e quindi è andato a colpo sicuro. Insomma, più o meno sono versioni che collimano. Nessun problema, viene immediatamente mandato in carcere. E rivela al secondino, sai, un tempo ho ucciso un attore, un tizio di nome Salmineo. E immediatamente viene riportato a Los Angeles perché bisogna saperne di più. È una confessione perfetta, ma Lionel nega. Nega tutto. Non è nemmeno presente quella sera, è vero. Sono a casa con la t-shirt sporca di sangue.
Ma non era per quello, era perché era finito in una rissa e se le erano date per bene. Insomma, sono versioni su versioni. Tra l'altro, non è nemmeno più possibile ascoltare Teresa perché una sera Teresa, poco dopo, diciamo, l'incarcerazione del marito, si è sparata un colpo al cuore e qualsiasi cosa fosse, sapesse, ormai non può più dirla. Il processo comincia e, ricordandosi che Teresa aveva fornito una precisa descrizione dell'arma, nonché quanto costasse, ossia $5,28, la polizia decide di acquistare un'arma simile e di provarla su, diciamo, un pezzo della pelle di Salminio che è stato conservato in formaldeide per vedere se l'arma in effetti è capace di produrre quella stessa ferita. La risposta è affermativa. La difesa dichiara che è impossibile, perché appunto l'assassino è bianco e l'aiolo è nero, ma diciamo non funziona come testimonianza e dopo 3 mesi di processo Lionel Williams viene riconosciuto colpevole di omicidio, sconterà 15 anni, continuando sempre a dichiararsi innocente, sostenendo di essere stato incastrato. Vero o meno, da lì in poi uscirà ed entrerà dal carcere fino alla morte, chiunque. E quindi non si sa perché lo continuerà prima a sostenere appunto di aver ucciso personalmente Salmineo. Può essere stato incastrato, può essere che qualcuno lo avesse pagato per uccidere Sal, può essere che qualcuno avesse pagato per prendersi inizialmente la colpa, dirottare quindi le indagini e poi dopo si è dimenticato di pagare la seconda parte. Può essere, come già detto, Salmineo aveva frequentato fin per diversi anni giri di prostituzione, giri di droga e dove si incontrano persone poco raccomandabili. Può essere che qualcuno, diciamo, non fosse contento di questo mettere la testa a partito, del fatto che tornasse in auge, quindi può aver organizzato tutto questo possibile. Come anche possibile che Lion volesse semplicemente rapinare Mineo e abbia esagerato. Può essere che, diciamo, Mineo abbia tentato di abbordare Lionel, questi ha pensato di avere a che fare, diciamo, una persona facile da rapinare, quindi ha deciso di stare un po' al gioco e poi provare a rapinarlo. Mine ha fatto resistenza e lui lo ha colpito. Probabile, tutto probabile. Sebbene il caso infatti sia ufficialmente chiuso, sono diverse aree, diciamo, grigie, sconosciute su questo caso, che rendono uno dei cold case più interessanti degli Stati Uniti. Diciamo sì. L'omosessualità di Mine influì molto sulla percezione di questo caso, secondo alcuni non si fecero abbastanza ricerche, non si sentirono tutti quelli che si devono sentire, perché comunque inizialmente la polizia pensò più con un giro di droga, un giro di prostituzione o entrambe le cose. Salmineo visse tutta la sua vita lottando per anni per accettare quello che era, per accettarsi, per vivere tranquillamente, cosa in cui molti suoi colleghi non riuscirono. James Dean stesso in parte non riuscì, Davante, Lo Carson, entrambi, tutti loro dovettero lottare a lungo per riuscire anche solo ad accettare la propria omosessualità. Poi dopo dirla agli altri era ancora più difficile, quindi si erano quei tempi. Bisogna dire che Salmineo visse anche in un'epoca in cui si cominciava a parlare di queste cose, non era come Ramon Novarro che morì 10 anni prima e solo allora si scoprì che era gay, pur essendo stato l'amante di Valentino per anni. Insomma, c'era una differenza, ci sono quasi 10 anni tra i due, 14 per la precisione, ma pure sembrano un abisso, due vite completamente diverse, dove uno non riesce a riciclarsi, l'altro ce la fa, uno accetta la propria omosessualità solamente a 40 anni, un altro riesce ad accettarla molto prima. Uno viene chiamato per attività antiamericane a dover testimoniare che è una scusa per la sua omosessualità, un altro riesce tranquillamente, diciamo, a girare i codici e tutto il resto. Le similitudini tra i due, come ho già detto, sono molte, comprese le origini non propriamente statunitensi, uno è messicano, un altro è figlio di immigrati italiani. Se ne potrebbe parlare a lungo, in effetti, delle similitudini tra i due. Oltre al fatto di aver avuto partner molto più famosi che per anni sono stati considerati,
diciamo dei Don Giovanni, quando in realtà erano sede conquistatori, ma non di donne. Direi che questo è tutto, non c'è altro. Se qualcuno ha altre idee, altre teorie, se crede a una pista, se crede a un'altra, io poi ho cercato di darle tutte e due perché appunto il caso, sebbene ufficialmente chiuso, è anche diciamo in stasi e incompleto. Quindi, come sempre, qui sotto, per teorie, idee o tanto altro, e questo è tutto, ci vediamo. Non so se ci sono diciamo, documentari o altro. Sapevo che James Franco 10 anni fa voleva fare un film su San Mineo, ma non si sa come andrà a finire, se l'abbia fatto o meno, se sia stato un corto, non so se, non sono mai riuscita a sapere nient'altro. Quindi questo è tutto, alla prossima. Goodbye.